Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei preferiti del mese di novembre. Questo significa che è ufficialmente arrivato. Ragazzi, siamo a dicembre e quindi è proprio ufficialmente Natale. Se fino adesso lo era solo per alcuni, quelli più malati come me, che adorano il Natale e lo iniziano a sentire già dall'inizio di novembre, adesso è proprio. Cioè, ufficiale. Non vi preoccupate perché in questo mese arriveranno tutti i video di Natale, quindi dai tutorial alla guida per i regali. Fatemi sapere se c'è qualche video che vorreste vedere in questo mese, così natalizio, così natalizio. Novembre per me è stato un mese abbastanza movimentato, molto molto stancante, anche stressante se vogliamo dire così, anche se non dal punto di vista negativo, cioè nel senso, oddio, è stato stressante perché la mia vita sta andando in pezzi. No, cioè fortunatamente non in questo senso, è stato stressante perché sto lavorando a tantissime cose, in più stiamo cambiando casa, quindi sto aiutando a fare i lavori, a montare i mobili, a fare il trasloco, sto lavorando a tantissime cose. E quindi per me il 2018, diciamo, è stato un anno di preparazione per tutte le cose che poi farò nel 2019. Quindi sicuramente quest'anno, soprattutto questo mese, ma anche il prossimo, saranno abbastanza stancanti, ma soddisfacenti. Ho pochissime cose da farvi vedere, già ve lo dico, quindi non vi aspettate il mio solito video in cui ah, pa, 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 vi faccio vedere 6 miliardi di cose. No, le cose sono pochissime, però come al solito, se sono in questo video è perché mi sono piaciute tanto. Prima cosa che vi faccio vedere, così tanto per rimanere in tema natalizio. Sono le ciabatte del Grinch. Ok, ora lo sa tipo tutto il mondo che io amo follemente il Grinch. E praticamente è successo che, tipo, già l'ho visto 2 volte. Probabilmente quando caricherò questo video, perché lo sto girando un paio di giorni prima, quando caricherò questo video avrò visto per la terza volta fino adesso in quest'anno il Grinch. Uscirà il nuovo film che è quello fatto a cartone animato, che però posso essere sincera non mi ispira proprio per niente, infatti non lo andrò a vedere. Però la cosa bella è che stanno facendo tutto il merchandising del Grinch. Siccome sono malata, sono troppo contenta, mi piace tantissimo quel film. Anche essendo molto spiritoso e molto natalizio, manda un messaggio secondo me davvero importante. E niente, mi piace rivederlo in continuazione, mi piace vederlo da sola, mi piace vederlo con i miei familiari e con le persone a cui voglio bene. Quindi, vabbè, in poche parole è successo che su Instagram, tipo, metto le storie che stavo vedendo nuovamente il Grinch, e una ragazza mi dice: Giulia, sono uscite le ciabatte del Grinch da Primark. Siccome mia sorella, putta caso, era andata a Londra proprio in quei giorni, gli ho mandato subito immediatamente un messaggio dicendogli: Francesca, cioè, mi devi portare quelle ciabatte. Non è che te lo chiedo per favore, le devi trovare. Quindi, che carina lei il giorno dopo, che era il Black Friday. Niente, questo video sarà così un po' chiacchiericcio, quindi prendiamola così, spero che non vi disturbi la cosa. Il giorno dopo è andata da Primark, che era il Black Friday. A Londra c'è un casino di gente per i negozi, molta di più di quanta ce n'è qui a Roma. È riuscita a prendermi le ciabatte del Grinch e quando l'ho vista ero tipo: Oh mio Dio! E niente, siccome quando le ho messe su Instagram, che ve le ho fatte vedere, in tanti mi avete chiesto dove le hai prese, però Primark non vende su internet e probabilmente queste cose che si trovano a Londra non si trovano nei negozi qui in Italia, le ho trovate uguali, identiche su Amazon, quindi vi lascio il link qui sotto. I preferiti del mese sono davvero davvero pochissimi. Allora, diciamo, andiamo. Sì, vabbè, andiamo a casaccio come faccio sempre. Prima cosa molto carina che ho scoperto questo mese è stata la palette di We Makeup. Mi hanno scritto per collaborare e sono stata super contenta perché mi hanno scritto grazie a voi che gli avete fatto il mio nome. Quindi mi hanno inviato una palette e 3 rossetti liquidi. I rossetti liquidi, sono sincera, non ho avuto ancora modo di testarli, per questo non ve ne sto parlando in questo video. Il chiaro, cioè il nude, mi era piaciuto, però sono sincera, non li ho più testati. Quindi non vi prendo in giro, lo sapete. Non è che provo le cose una volta e vi dico: Ah, sono bellissime!
li proverò e vi farò sapere. Mi è piaciuta molto invece questa palettina, ci sono tante combinazioni diverse sul loro sito, potete scegliere anche la palette grande, inserire tutti gli ombretti disponibili oppure scegliere soltanto le cialdine che vi interessano. Gli ombretti sono davvero di un'ottima qualità, si sfumano benissimo, sono super mega pigmentati, quindi niente, se stavate pensando di prendere queste palettine, personalmente ve le consiglio. Rimanendo in tema ombretti, ho scoperto un mio nuovo amore, cioè sì, lo so, cioè, già lo sapevo di adorarla ancora prima di acquistarla, dovevo solo prenderla, in poche parole. Questa qui è la seconda palette di Colored Rain che ho acquistato, la prima è la Queen of Hearts, sapete già che lo adoro, è una delle mie top 3 palettes, cioè una delle mie palette preferite di sempre. E appunto ho preso anche questa qui che è la Cheers to the Beauty. All'interno ha tonalità più particolari rispetto all'altra, vedete, ha dell'oro, ha un verde, un blu, questo colore particolarissimo che è quasi un nero viola con dei riflessi molto particolari, poi ha un po' di colori opachi. Sicuramente non è una palette adatta a chi realizza sempre lo stesso trucco sui toni del marroncino. Se siete come me, quindi ogni tanto vi piace aggiungere un tocco di colore al trucco, vi piace giocare un po' con i diversi finish degli ombretti, sicuramente questa palette fa per voi. Gli ombretti sono di una qualità, cioè tipo dell'altro mondo, mi piacciono tantissimo, si sfumano non bene, benissimo, si applicano non bene, ancora di più, bagnati sono ancora più belli di come li vedete. Così asciutti. Ho fatto un video dedicato a questa palette anche all'altra in realtà, quindi se volete vederlo in dettaglio vi rimando. Se volete vedere questa palette, scusate, non so parlare. Se volete vedere tutti gli swatches e la palette al lavoro, vi rimando all'altro video. Altra scoperta di questo mese è stato un fondotinta, cioè il NYX Can't Stop Won't Stop. È l'ultimo fondotinta lanciato da NYX, che è un fondotinta full coverage, come dicono loro, e matte. L'ho testato, secondo me non è proprio full coverage, ha una copertura media, è molto confortevole sul viso, questo qui appena l'ho messo non mi è piaciuto, poi dopo una mezz'ora, dopo qualche ora è diventato molto molto bello. Ve lo consiglio se avete una pelle mista o grassa, se ce l'avete secca o in ogni caso disidratata, quindi anche se ce l'avete grassa ma comunque avete tante pellicine. Ve lo sconsiglio perché mette in evidenza le pellicine, altrimenti è un fondotinta bellissimo. Rimane matte tutto il giorno. L'ho consigliato ad una ragazza su Instagram e mi ha detto: io ho la pelle grassissima. Gli ho detto: guarda, prova a prendere questo perché su di me è rimasto proprio matte tutto il giorno. Quindi magari su di te può lucidarsi, però non così tanto. Lei l'ha provato, ho visto proprio oggi una sua storia, mi ha detto che su di lei il fondotinta praticamente non si è lucidato in tantissime ore che l'ha portato, quindi se avete una pelle grassa e cercate un fondotinta matte, anche confortevole da portare, non direi leggerissimo, ma comunque confortevole da portare, vi consiglio di vedere questo di NYX. Ultimo prodotto di oggi, ma non per importanza, sono due rossetti. In particolare sono due rossetti liquidi di Gerard Cosmetics. Il primo... questi rossetti si chiamano Hydra Matte e praticamente sono dei rossetti liquidi davvero super confortevoli. Uno è quello che indosso in questo momento. Se non vi piace la sensazione di estremo asciutto che danno i rossetti liquidi, ma piuttosto volete qualcosa di più confortevole, di più morbido, che appunto non si vada proprio ad asciugare e a far sembrare le vostre labbra aride come il deserto, vi consiglio di provare i rossetti liquidi di Gerard Cosmetics. Già ce n'ho qualcuno e mi erano piaciuti. In particolare avevo finito tantissimo tempo fa questo colore che si chiama Mile High. Infatti ho deciso poi di riacquistarlo, ho approfittato del Black Friday e l'ho acquistato nuovamente e mi sono nuovamente innamorata di questo rossetto. Ho preso anche altri due colori, il terzo ancora non l'ho provato, sono sicura che mi piacerà, però ancora non l'ho inserito appunto in questo video perché non l'ho provato. L'altro è questo qui che si chiama 90210. La texture è esattamente la stessa per tutti i rossetti, cambia semplicemente il colore, che questo qui mi piace tantissimo. Vi faccio vedere gli swatches sulla mano. Allora, calcolate che mi sono accorta adesso che ho pulito la stufa e mi è rimasto un po' di nero qui, però ignoratelo. Questi sono i due rossetti, il primo è Mile High, l'altro è 90210, questo è quello che indosso in questo momento. Sono tutte e due nude a base rosata, in particolare quello più chiaro ha una base leggermente malva, invece questo è esattamente quello che vedete, cioè lo vedete
indossato, quindi non c'è bisogno che io dica nient'altro. Spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto, o comunque spero di avervi tenuto compagnia. Grazie come sempre per aver guardato il video, arriveranno tantissimi video di Natale. Spero adesso di vedere un po' di allegria generale quando vado in giro, visto che il Natale porta questo, anche se poi uno dovrebbe riuscire a portarsela dietro per tutto l'anno, però non sempre è così, quindi approfittiamo dei sorrisi e della felicità che vediamo adesso in giro. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!